Ieri, a proposito di attività, poi smetto di chiacchierare, a proposito di attività ludiche e di beneficenza, sono rimasti anni, sono venuto ieri a vedere uno spettacolo dove c'era una che la dava a tutti, cioè è un bel incipit per una raccolta soldi per la misericordia, insomma, fantastico. Avete fatto il pieno, no? Sì, sì, abbiamo avuto un ottimo risultato. E ci credo, insomma, questa entri a teatro, dice, la do. Diciamo che il titolo è Darietti l'anti-Covid di Natale, quindi noi dovevamo dare un pochettino, no, una consolazione, e la protagonista si chiamava proprio Consolazione, e diciamo che si donava, no, per dare consolazione a noi che eravamo lì sul palco con lei. No, è stato uno spettacolo importante perché è la ripartenza per Eccola noi. Eccola qua, la donatrice. Eccola, bellissima la nostra Veronica, è una delle nostre ballerine, il nostro corpo di ballo è il nostro fiore all'occhiello, devo dire la verità. Stiamo parlando della compagnia? Noi siamo la compagnia Teatro e Musica Il Miglio di Cascina di Buti e siamo nati nel 2003 da... mossi anche da questa voglia, no, in un paesino piccino di fare qualcosa di che fosse attraente per i giovani, qualcosa oltre il palio, qualcosa oltre il palio, perché a Buti c'è il palio, poi c'è questa diatriba fra Buti e Cascine che continua, e noi cascinesi abbiamo fatto questa associazione e noi continuiamo a portare avanti, diciamo, dei progetti con dei musical e ora abbiamo in lavorazione un musical per la prossima stagione, quindi per maggio-giugno speriamo di essere pronti, speriamo anche che, insomma, questa situazione ci lasci lavorare in pace e poi per ricollegarmi anche al progetto bellissimo di Tarta Blu, c'è anche un mio... Sì. C'è un mio sogno personale per un progetto che riguarda proprio il tema dell'inclusione. Speriamo di riuscire a portare avanti questi progetti qui e soprattutto il nostro sogno è di continuare a fare questi corsi che noi stiamo facendo. Noi abbiamo due bravissimi attori, sono Mirko Pelosini e Andrea Masini, che fanno questi corsi per i bimbi. Perché noi abbiamo questo piacere proprio di creare un pochettino di curiosità nelle nuove generazioni, portarli a teatro, perché teatro è cultura e teatro è soprattutto voglia di stare insieme in maniera bella, positiva, propositiva. E se poi noi riusciamo a fare anche degli spettacoli semplici, così proprio creati volè, voi avete visto questo spettacolo qui. No, che bravi tra l'altro, lo dico senza piangere. Grazie. Insomma. È stato preparato in 15-20 giorni proprio perché la Misericordia di Buti ha creato questa nuova sede, costruito questa nuova sede e c'è bisogno, ahimè, di raccolta fondi e noi siamo sempre pronti per aiutare tutte le iniziative. Sì, noi diamo un pochettino della nostra arte, un pochettino un po' anche della nostra... tutte energie positive. Sono energie positive, assolutamente.